Allora, iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti innanzitutto. Siamo qui in questo fantastico chiostro, villaggio di Sant'Agostino, e siamo nell'ambito dei festeggiamenti della 10ª edizione, appunto, dei festeggiamenti in onore di Santa Monica e Sant'Agostino. Grazie per essere qui, per aver accolto il nostro invito. Fatevi un applauso perché c'è una bella atmosfera stasera. E questo è un momento molto importante per noi del villaggio, è un appuntamento fisso, insomma, dell'estate qui al villaggio, e stasera abbiamo degli impegni importanti da portare a termine. Innanzitutto, però, prima di iniziare, chiamo qui a fianco a me Carlo Di Leonardo, assessore alle attività culturali. So che il titolo è più lungo, però io restringo. Che ringrazio a nome del villaggio, del presidente, per l'attenzione, e ti cedo la parola, così, insomma, grazie per essere qui. No, sono io che a nome del sindaco, che vi manda i suoi saluti, e dell'amministrazione comunale, dobbiamo ringraziarvi. Dobbiamo ringraziare varie persone, come è giusto che sia. Innanzitutto coloro che hanno contribuito alle borse di studio. Dobbiamo ringraziare Don Martino. Questo glielo dico sinceramente, perché molti di noi hanno vissuto questi spazi da ragazzini nei tempi in cui questo posto era una scuola elementare ed era anche un asilo. Col tempo, in questi ultimi anni, è diventato un polo culturale, attrattivo, fortemente attrattivo. Come dicevi tu, questo bellissimo chiostro è diventato un porto sicuro per associazioni, per enti che quotidianamente svolgono un lavoro di attività culturali, di spettacolo per la nostra città e non solo, e in questa sede possono trovare un rifugio accogliente. E soprattutto poi vanno ringraziati i ragazzi, coloro che si sono attribuiti queste borse di studio, che devono essere ovviamente un punto di partenza. Vedo qui qualcuno con cui abbiamo già scambiato un po' di riflessioni, e quindi sono davvero felice di portare i saluti e di dirvi grazie a nome dell'intera città, perché è bello sapere che ci sono queste risorse, questi talenti culturali, professionali, che si affacciano non soltanto sul mondo del lavoro, ma, come vediamo, sul mondo della cultura, dell'arte, insomma, di tantissimi ambiti. Quindi spero e confidiamo nella vostra dedizione, nel vostro coraggio, nel vostro studio, affinché appunto queste borse di studio possano costituire uno dei tanti tasselli che nella vostra vita rappresenteranno poi il mosaico della vostra formazione culturale, mentale, sociale e civile. E ovviamente chiudo, come dire, avendo in mente altre due persone che in questo luogo vivono, e sono il professor Semeraro e il professor Pizzigallo, che grazie alle sale studio che sono state adibite qui offrono, come giusto che sia, anche da un'altra parte della loro esistenza, un momento di riflessione, di studio, di approfondimento per tanti giovani e non solo della nostra città. Quindi grazie davvero per questo lavoro quotidiano che viene svolto, e in bocca al lupo soprattutto a voi. Grazie, buona serata. Grazie assessora. E in effetti l'assessore ha colto subito, anticipandomi quasi, il fulcro di quello che è la missione delle borse di studio. Cosa faremo stasera? Allora, innanzitutto ci sarà appunto l'assegnazione delle borse di studio offerte da alcuni benefattori che ringraziamo e ringrazieremo più volte durante questa serata, a dei ragazzi che hanno partecipato a un bando, insomma, del nostro villaggio, e che la commissione ha ritenuto, per una serie di parametri, insomma, tecnici, meritevoli di queste borse. Il fine di queste borse è quello di dare un piccolo sostegno comunque a voi che siete studenti, che sarete i professionisti di domani, e che metterete, il nostro auspicio, il nostro augurio, che metterete a disposizione della comunità le vostre competenze e le vostre capacità. E poi ci sarà la riconoscenza.
vedremo a chi sarà assegnata. La riconoscenza è un ringraziamento, non è un premio, è un ringraziamento che ormai è giunto alla sua quinta edizione. E infine la presentazione di una tela che vedete già esposta, che è stata restaurata, bellissima, e della quale insomma ce ne parlerà meglio chi si è occupato di questo lavoro. Allora, per quanto riguarda, iniziamo, andiamo avanti con le borse di studio. Per quanto riguarda le borse di studio, chiamo qui a fianco a me il presidente del villaggio di Sant'Agostino, Giacomo Bracciavento. Buonasera, benvenuti a tutti. Grazie di essere qui così numerosi, grazie a voi. Le borse di studio. Allora, dicevamo, le borse di studio sono arrivate alla sesta edizione. Siamo partiti 6 anni fa con una borsa di studio e, insomma, le persone che con grande generosità in questi anni si sono offerte di dare un sostegno, di dare un proprio contributo a questa iniziativa sono aumentate, è aumentato anche il numero dei ragazzi. Quest'anno siamo arrivati a ben 8 borse di studio, giusto Presidente? Sì, siamo partiti da una borsa di studio nel 2017. Nel tempo siamo arrivati a questa sesta edizione, ovviamente ne manca una che è quella dell'anno infausto del Covid, e siamo arrivati a darne 8 quest'anno. Ed è un traguardo eccezionale, ma il traguardo più bello è aver visto chi si è candidato, 26 ragazzi quest'anno, ed è stata una scelta difficile, tant'è che poi Donatella nel corso della consegna vi racconterà che abbiamo preso una decisione e lo vedremo dopo. 26 richieste, delle eccellenze, siete bravi, tutti quelli che hanno fatto richiesta. Abbiamo notato e ci hanno messo in difficoltà dei percorsi di studio belli, importanti, in giro per l'Italia, variegati e con risultati davvero strabilianti. Quindi questa è una iniezione di fiducia per noi un po' più grandi, che sui giovani c'è sempre da contare, e grazie. Allora, le elenchiamo un attimo queste borse di studio, che appunto, come hai già detto, quest'anno sono diventate 8. Allora, ci sono 2 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per gli studi universitari. Noi definiamo questo settore Omnia, senza una specificazione, insomma, generico, promosse queste dalla banca di credito, dal credito cooperativo di Locorotondo. Stasera abbiamo qui il presidente. Poi abbiamo una borsa del valore di 1000 euro nel campo dell'arte, studi universitari nel campo dell'arte, promossa dall'associazione Asterisco. Una borsa del valore di 1000 euro rivolta alle donne, quindi a studentesse che hanno intrapreso o che intraprenderanno gli studi nelle discipline scientifiche, le cosiddette STEM, promossa questa borsa dalla professoressa Enza Buonfrate. 2 borse di studio del valore di 500 euro, e questa è la novità di quest'anno, per studi universitari nel campo della storia e quest'anno anche della comunicazione, promosse dalla professoressa Daniela Patriarca, e poi spiegheremo meglio, professoressa, il dettaglio, insomma, delle borse che ha messo a disposizione, intitolate al professor Matteo Pizzigallo. Una borsa del valore di 1000 euro per gli studi universitari nel campo dell'architettura e dell'arte, in ricordo della serva di Dio Paolo Adamo, promossa dalla Fondazione Paolo Adamo, e una borsa sempre del valore di 1000 euro per gli studi universitari nel campo tecnico, in questo caso, in ricordo dell'architetto Claudio Adamo, promosso dall'architetta Lucia D'Ammacco. Entriamo nel vivo, cominciamo con le assegnazioni, insomma. Allora, per quanto riguarda, scusate ma devo girare le pagine. Allora, per quanto riguarda, iniziamo con la categoria Omnia, borse di studio promosse dalla Banca Credito Cooperativo di Locorotondo, che sottolinea un'istituzione che da sempre è stata vicina al villaggio di Sant'Agostino, sia con l'erogazione della borsa che con altre iniziative, insomma, di altra tipologia. Chiamo qui vicino a noi il presidente, il dottor Antonio Convertini. Benvenuto, presidente. Grazie, buonasera a tutti.
Ci dica lei. Beh, io posso solo ringraziare il Presidente, Don Martino. È un piacere rappresentare qui la banca. E voglio dire che la banca, accanto a banca c'è credito, no? E come mi può confermare Don Martino, credito è forma iterativa di credere. Noi crediamo nel nostro territorio, crediamo nei nostri ragazzi, abbiamo borse di studio per i nostri soci, quindi le eccellenze già ogni anno, non c'è un numero limitato, assegniamo 600 euro a ogni ragazzo laureato, ragazza, dottore, dottoressa laureati, 300 per i diplomati, ma guardiamo oltre l'orizzonte della banca, quindi questa è una delle tante occasioni in cui cerchiamo di essere vicini al territorio. Crediamo nel territorio, crediamo nei ragazzi. Auguri, complimenti a loro. E noi possiamo assolutamente confermare questa cosa da parte nostra e vi ringraziamo. Grazie a voi. Confidando insomma in una collaborazione che continui, proficua non soltanto da questo punto di vista. Chiamiamo qui i ragazzi che la Commissione ha scelto. Allora, innanzitutto Antonio Gulfo. Vieni Antonio. Antonio è studente di filosofia all'Università del Salento, giusto? Vieni sul blue carpet. Antonio, ti chiedo due parole sul tuo percorso di studi, sulle tue ambizioni, sul tuo sogno. Il mio sogno non è lavorare. Io da Atopos, come ci ha insegnato innanzitutto Socrate, vorrei vivere in un posto isolato e dedicarmi alla contemplazione più che alla pratica forsennata della società della stanchezza, per usare le parole di un filosofo contemporaneo. E cosa dire? Sant'Agostino, io sono ateo, ma credo in Sant'Agostino. È stato un uomo che ha accolto quello che Miguel de Unamuno, un filosofo contemporaneo, ha definito il sentimento tragico della vita, cioè la nostra aspirazione all'infinito costretta nella materia, costretta nel limite. E questo credo che sia fondamentale da comprendere per ogni essere umano. Senza cultura non c'è rimedio alla pulsione di morte, come sosteneva Freud. Quindi credo che il nostro scopo sia innanzitutto riconoscere il sentimento tragico della vita. Grazie. Mi faccio da parte. Posso? Allora, il microfono. Complimenti. Foto fatta? Ok. Grazie e in bocca al lupo per il tuo percorso. E ce n'è un'altra. Le borse di studio sono due. Chiamiamo qui vicino a noi Francesca Spezio. Vieni Francesca. Allora, Francesca è una studentessa di scienze biologiche a Torino. Noi come villaggio la conosciamo già, quindi abbiamo buone parole per lei, come per tutti, però insomma è impegnata nell'associazionismo, nel volontariato ed è stata con noi a Lisbona. Abbiamo fatto una bella esperienza, abbiamo vissuto una bella esperienza. Raccontaci un po' del tuo percorso di studio brevemente, insomma. Allora, diciamo che io studio scienze biologiche a Torino. E se devo riconoscere un ruolo che mi ha portato a prendere questa decisione, sono state tre insegnanti, l'insegnante di scienze di matematica delle elementari, delle medie e delle superiori, quindi diciamo tre donne, e io sono immensamente riconoscente a loro perché mi hanno proprio trasmesso la passione per queste materie. Quindi penso che un ruolo importante sia la scuola e gli insegnanti, non tutti sono portati per fare gli insegnanti, e penso che un buon insegnante sia colui o colei che sia in grado di trasmettere la passione per queste materie, quindi io devo molto a loro. Quello che voglio fare nel mio futuro è, per ora aspiro a diventare una ricercatrice. È chiaro che le cose sono tantissime,
le cose da scoprire sono tantissime, da studiare. Sicuramente ci sarà tanto in futuro che mi appassionerà e sarà quello che guiderà la mia scelta. Quindi spero questo. Grazie, in bocca al lupo. Ovviamente, Presidente, consegni pure l'attestato e la borsa a Francesca. Grazie. Posa per la foto. La foto sì. E un applauso a Francesca. Complimenti. Perfetto, allora grazie ancora, grazie, i ragazzi sono sicuramente riconoscenti e fatevi sentire, insomma, vediamo come procedono questi studi poi nel futuro. Grazie Presidente. Grazie, chiedo scusa a ciascuno di voi se vado via un po' prima, ma d'estate si accavalano tante iniziative, non è una mancanza di rispetto per voi, ma ci siamo. Grazie. Buona serata. Grazie. E procediamo. Procediamo con l'assegnazione della terza borsa di studio del valore di 1.000 euro per gli studi universitari nel campo dell'arte, promossa questa dall'Associazione Asterisco. Chiamo qui vicino a noi il presidente Giovanni Carriero. C'è? Sì. Buonasera presidente, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Voi siete storici sostenitori, insomma, di questa iniziativa. Grazie. Con l'auspicio che possa continuare. Con il piacere di essere qui ancora, per l'attenzione che riservate. Per me è un onore, l'Associazione Asterisco è un'associazione soprattutto di carattere culturale, quindi mi fregio di rappresentarla, anche se poi gli interessi sono tra i più disparati. Questo è un momento significativo per noi dell'Associazione, penso lo sia anche nella sensibilità di ciascuno, quindi innanzitutto ringrazio voi, il Presidente, il responsabile, perché l'anno scorso mi hanno ospitato, anch'io ho fatto del mio in questo contesto, in questa location, e aiuta certamente a riflettere, e quindi stasera con questo piccolo contributo e con l'aver scoperto in particolare in questo campo la premiata che ho conosciuto in precedenza, mi fregio di entrare nel merito di questa tipologia di passione, perché questo tipo di studi, parliamo di arte, parliamo di pittura, ma con un taglio particolare, con una ricerca particolare, non è proprio così consueto. E quindi non fa altro che alzare ulteriormente il livello di riflessione su questo tipo di attività. Quindi sono davvero molto più felice del solito nel poter premiare questa ragazza che certamente si è distinta fra le varie candidature e sicuramente avrà colto anche in voi il piacere di un'arte così particolare. E la chiamiamo qui vicino a noi. Margherita Salamida è la premiata di questa borsa di studio, studentessa in pittura all'Accademia di Belle Arti di Lecce. E Margherita non è venuta da sola. No. Ha portato con sé delle opere che ora ovviamente ci illustrerà, insomma. Sì, allora, io faccio, cioè frequento l'Accademia di Belle Arti di Pittura a Lecce, e queste non sono, cioè questi non sono dipinti, quindi comunque nonostante io frequenti pittura, sono sempre stata abbastanza curiosa, nel senso che non mi sono mai fatta mancare niente, quando ho sempre cercato di approfondire vari ambiti, comunque di prendere tutto ciò che riuscivo da qualsiasi docente, da qualsiasi artista. E infatti queste sono delle stampe, e praticamente sono stampe xilografiche, che è la prima tecnica di stampa inventata, che si utilizzava per illustrare i libri, quindi
la tecnica più antica e viene cioè, praticamente si utilizzano delle matrici di legno che vengono incise, praticamente le parti che vedete in bianco sono quelle che vengono tolte e poi l'inchiostro con un rullo viene passato su tutta la superficie di legno e quindi attraverso degli attrezzi, dei torchi particolari, sotto pressione l'inchiostro aderisce sul foglio, quindi dalla matrice passa al foglio. Questi sono degli studi che ho fatto abbastanza differenti rispetto a quello che facevo prima, perché io sono sempre stata abbastanza legata al ritratto, diciamo, quindi solitamente faccio ritratti. Invece in questo caso ho cercato di, diciamo, allontanarmi, fare qualcosa di diverso, cioè mi sono concentrata più che altro sull'importanza del segno in quanto tale, non come qualcosa che rappresenta necessariamente qualcos'altro, ma ha importanza già da sé. E qui è importante il fatto di disegnare il negativo, perché si vanno a tracciare i segni bianchi e non quelli neri, come siamo abituati a fare sul foglio, diciamo. E niente, nel mio futuro non so ancora cosa farò. Sto cercando di ampliare quanto più possibile le mie competenze, le mie conoscenze, cercando di non fermarmi mai. Quindi sicuramente farò qualcosa inerente all'arte, però non so cosa. E da una parte sono contenta di non saperlo, così non mi metto mai dei paletti, dei limiti e cerco di fare sempre tutto. E noi te l'auguriamo, ti auguriamo. Grazie. di inseguire i tuoi sogni e trovare il modo per realizzarli. Grazie. Il presidente consegna l'attestato e la borsa. E grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Grazie. E ancora... E procediamo. Allora, procediamo, vedo la professoressa Enza Buonfrate che è ritornata in platea e la chiamo qui perché, qui vicino a me, perché procediamo con l'assegnazione della sua borsa. Prego, professoressa. Si tratta di una borsa del valore di 1000 euro e la professoressa non è alla sua prima edizione, rivolta a studentesse che hanno intrapreso gli studi nelle discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. E la scelta, ovviamente è una ragazza, si chiama la studentessa Elena La Rocca. Vieni Elena. È una matricola, si iscriverà, quindi è un percorso tutto nuovo. Benvenuta Elena, professoressa. Ci siamo? Veramente è stato un impatto bellissimo, perché si è avvicinata dolcissima, emozionata per questa borsa, che poi è una goccia, non è un aiuto importante. È un aiuto così stimolante, diciamo, no? Ma quello che mi preme sottolineare e leggere è quello che lei ha scritto che accompagna la sua domanda per la borsa, è bellissimo, io lo ritengo tale, e leggo: dedizione allo studio, costanza, impegno, ambizione e sacrificio sono le basi su cui ho costruito la mia carriera scolastica. Spero di continuare su questa strada, perché solo così raggiungerò i miei sogni. Di parlare di sogni di questi tempi. A proposito di sogni, no? Voglio scommettere sulle mie capacità anche nelle difficoltà. Questo è bellissimo, scommettere sulle mie capacità anche nelle difficoltà. E questo mi ha colpito tantissimo. E tant'è che ho pensato di leggerlo, di comunicarlo un po' a tutti questo suo pensiero, questo suo scritto. E la ragazza ha le idee chiare ed è un piacere conoscere giovani come te, impegnati nello studio, consapevoli che per raggiungere gli obiettivi prefissati bisogna coniugare intelligenza e volontà
Volontà, prima hai parlato di volontà. Volontà, passione e dedizione. Capacità di leggere le nostre complesse realtà e tentare nuove strade, alzando le asticelle delle conoscenze e delle innovazioni. Io ho insegnato, come ti ho già detto e come molti sanno, matematica, ed è per questo che sono ancora più felice che tu abbia scelto una facoltà che nessuno più sceglie, matematica applicata con indirizzo economico-finanziario. È un indirizzo complesso, complesso. Ed è anche molto, molto attuale, molto, molto attuale. E io ti auguro di cuore di affrontare l'impegnativo percorso di studi con rigore e leggerezza. Non deve pesare. Di raggiungere il traguardo con le stesse soddisfazioni con cui hai conseguito la maturità scientifica. Ha conseguito la maturità scientifica con 110 e lode. E quindi è una ragazza che sa quello che vuole, che sa quello che vuole. Io ti faccio tanti, tanti auguri, ma tutti noi facciamo tanti auguri, perché oggi come oggi una ragazza che sceglie matematica in una bella città, anche Verona, quindi è veramente ammirevole, e hai, sottolineo, le idee chiare, molto ma molto chiare. Brava. Elena, il tuo sogno. Allora, io facciamo la foto. Il mio sogno. Allora, non so ancora bene cosa voglio fare dopo la triennale, però da come mi è stata insegnata la matematica in questi 5 anni di scuole superiori, posso dire che ciò che mi ha spinto a scegliere questa facoltà è quella luce che la mia professoressa di matematica aveva negli occhi ogni volta che ci mostrava una funzione un po' più diversa, un grafico, insomma, non lo so, quella gioia che vedevo nel momento in cui li spiegava. E ritrovare questa gioia quando da sola facevo gli esercizi a casa mi ha fatto capire che era la scelta giusta. Il mio sogno è lasciare un'impronta sul mondo, e penso che facendo questa facoltà, che solo così riesco a dare il massimo di me stessa, e di conseguenza riesco a lasciare un'impronta. Grazie. Buon vento. Allora, in bocca al lupo per il tuo percorso che inizia. Grazie professoressa, noi ci rivediamo tra poco. E procediamo, chiamo qui accanto a noi la professoressa Daniela Patriarca. Allora, le borse di studio che quest'anno sono state messe a disposizione sono 2, nonostante nel bando ce ne fosse una. Spieghiamo. Cosa è successo? La borsa è dedicata alla memoria del professor Matteo Pizzigallo. Insomma, il professore era le due borse sono quella originaria nell'ambito degli studi storici e politici. E poi, essendo il professore anche un divulgatore scientifico, un giornalista, ha scritto per un comunicatore in primis, ha scritto per la Gazzetta del Mezzogiorno, per il Messaggero, ma poi ha collaborato anche con la RAI, con la 7. E quindi, vedendo anche il curriculum delle tante richieste che sono arrivate quest'anno, con la commissione avete ben pensato di scindere questa borsa e dare la possibilità di un sostegno anche a un ragazzo, uno studente, insomma, nell'ambito della comunicazione. Giusto, professoressa? Va benissimo. Sì, no, è bello perché comunicare, per Matteo era la cosa più importante, comunicare e far sì che gli studenti avessero gli strumenti. Quindi la comunicazione, spero, questi tempi, poi anche per quanto riguarda il ragazzo che studierà, no? Inizierà con il dance,
Matteo era un amante del cinema, io ho sentito molte volte, persino nei convegni, no? E lui parlava di storia, di politica, e ci infilava sempre anche il cinema. Quindi era una... molto importante questo. E poi quello che vorrei dire, poi faremo parlare direttamente i ragazzi, è proprio che io auguro loro, questo l'ho detto sempre anche le altre volte, anche da ex insegnante è una cosa che vi auguro, di trovare ottimi maestri, maestri tra virgolette, perché quello che poi porta, ho sentito anche gli altri ragazzi, avevano, tutti hanno avuto qualche insegnante che ha lasciato, che ha lasciato il segno. E come dice anche Recalcati, ne basta uno, può essere anche quello della prima elementare, ma basta che un insegnante lasci l'impronta e poi via, no? Si fa il solco e si va avanti. Quindi mi fa molto, molto piacere. E li chiamiamo uno alla volta. Allora, cominciamo con Giuseppe Scialpi. Vieni Giuseppe, benvenuto. Allora, di Giuseppe Scialpi dobbiamo raccontare qualcosina in più, perché lui è stato, allora, studente in marketing e comunicazione d'azienda a Bari, e l'anno scorso è stato insignito del premio Alfiere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella per l'eccellente curriculum scolastico tra i 25 premiati d'Italia. Questo vorrei dire una cosa che già avevo detto a lui, è che Matteo per due volte da liceale ha vinto il premio come migliore studente d'Italia, quindi proprio... Sono tutti segni. Sono tutti segni. Buonasera a tutti, ringrazio coloro che hanno permesso di essere qui stasera e di ricevere queste borse di studio. Come è stato detto, io frequento l'Università di Bari Marketing e Comunicazione d'Azienda. Ho deciso di intraprendere questo percorso perché penso... innanzitutto, prima di imparare nozioni, formule e così via, come è giusto che sia, si debba soprattutto soffermare sulla comunicazione. Al giorno d'oggi molto spesso sentiamo dire che i ragazzi non sono educati, che non rispettano il prossimo. Beh, io non credo che sia così. Credo che ognuno di noi nel suo piccolo possa in un qualche modo garantire che la libertà dell'altro non venga lesa. E proprio per garantire una maggior consapevolezza di quello che l'uomo è in grado di dire con le parole, è per questo motivo che ho deciso di intraprendere questo percorso. Il mio sogno è diventare il manager di un'azienda, possibilmente nel settore della moda, però poi si vedrà, diciamo. Al momento non ho aspirazioni che possano affermare quello che farò da grande. L'unica cosa che voglio dire è comunque di non perdere mai la curiosità, perché è quella scintilla presente in ognuno di noi che ci permette di andare avanti e che ci consente di avere una ampia conoscenza, a prescindere dal settore che si decide di approfondire, come nel mio caso. Tutto qua, grazie. Grazie. Il momento della consegna. E grazie. In bocca al lupo. Chiamiamo il secondo non in puro senso cronologico, insomma, Alessandro Capuano. Alessandro si è diplomato con la maturità a giugno e inizierà, quindi sarà matricola al DAMS a Roma, indirizzo filosofia, comunicazione e spettacolo, col sogno di diventare regista di documentari. Questo l'ho aggiunto sì, sicuramente nell'ultimo conoscendoti periodo. Anche lui è un reduce da Lisbona come noi, insomma. Sì, ho fatto proprio una serie di riprese che in questo periodo le sto montando, le aspettiamo assolutamente per creare un, diciamo, un racconto di quello che è stato un viaggio bellissimo. E il mio sogno, sì, è diventare regista. Forse più che il successo, quella cosa che più mi sprona ad andare avanti è cercare di creare, o aiutare a creare film che ispirino le persone. Perché si può pensare che il cinema sia un lavoro non forse socialmente utile. Però se si creano film invece che ispirino e che aiutano gli altri a spronare, a fare il proprio meglio, diciamo, quello è il mio obiettivo. Anche quello che insegnanti, di cui poi il professor Pizzigallone è un esempio assoluto. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. E di nuovo in bocca al lupo Alessandro.
Professoressa, grazie. Chiamiamo ora qui vicino a noi Don Martino. Vieni, vieni. Allora, benvenuto. Procediamo con la consegna della penultima borsa di studio di stasera, in ordine cronologico, una borsa del valore di 1000 euro per gli studi universitari nel campo tecnico, in ricordo dell'architetto Claudio Adamo, e questa borsa è promossa dall'architetta Lucia D'Ammacco. Don Martino è qui per, al posto insomma di Lucia, sì, per la consegna di questa borsa. Raccontacela. Sì, diciamo che l'idea delle borse di studio nacque diverso tempo fa, l'ho ricordato, in modo particolare chiacchierando con Asterisco, appunto, perché Asterisco ogni anno assegna un premio importante per la nostra città e quindi su persone che sono diventate eccellenze, no? Nel territorio nazionale, e lì mi permisi di dialogare con l'associazione dicendo: ma oltre a premiare chi si è già realizzato, perché non aiutare qualcuno a realizzarsi? E loro subito ci diedero l'accordo e quindi iniziamo con la prima borsa di studio. Quindi all'associazione Asterisco, in modo particolare, il nostro grazie, oltre che a tutte le altre persone e istituzioni che continuano a sostenere questo momento bello. E tra le tante, le relazioni sono fondamentali, no? E queste due borse di studio vengono da Taranto, perché la signora D'Ammacco Lucia, oltre a essere una dei primi architette donne del nostro territorio, era anche la sposa di Claudio Adamo, che ha lasciato delle opere ingegneristiche, architettoniche bellissime, più volte riprese anche da riviste internazionali di cemento armato e di altra fattura. E così nel dialogo con Lucia è nato così il desiderio da parte sua di voler dedicare una borsa di studio al marito, recentemente venuto a mancare, e alla figlia, che invece morì 40 anni fa e per la quale ha aperto un processo di beatificazione nella nostra chiesa diocesana, di cui io sono il postulatore. Quindi questo rapporto, questa relazione è diventata opportunità anche per la nostra città e per i ragazzi che anche questa sera riceveranno la borsa di studio. Dico anche che in realtà la Fondazione Adamo, di cui parleremo dopo, già si fa ogni anno promotrice di diverse borse di studio sia per ragazzi di ogni ordine, quindi parliamo dalle medie fino alle superiori, e anche alle scuole, cioè le scuole che partecipano al concorso di Paolo Adamo ricevono anche loro una somma di denaro per le necessità. Quindi ci tengo a sottolineare che questa serata, così oramai istituzionalizzata, ci serve a riappropriarci in senso positivo di quelle parole che oggi non hanno più un senso positivo nel sentire comune. Questa è un'azione politica. Perché molto spesso, no, pensiamo alla politica come qualcosa oramai di becero, partitico o comunque di becero, di corrotto. Questa è un'azione politica, è un'azione di amore per la città, e quindi ringraziamo di cuore le associazioni e le professoresse Bonfrate, Patriarca, la BCC e tutti quelli che partecipano e che hanno contribuito anche negli anni passati, perché questa è un'azione politica. Avevamo un sogno e lo porteremo avanti, che è quello della borsa di studio cumulativa. Uno dei primi a credere in questo progetto fu il professor Gaetano Marangi, che ricordiamo con grande affetto, e il professor Gaetano Marangi, prima di morire, mi lasciò 100 euro, che già abbiamo utilizzato negli anni scorsi, e quindi sarebbe bello che anche una persona che non ha la possibilità, no, economica di poter offrire una cifra più significativa, potesse partecipare anche solo con un piccolo obolo a una borsa cumulativa, che diventi un segno comunque di attenzione e di speranza verso i figli
che della nostra terra che desiderano, hanno il diritto di studiare, ma magari non hanno le possibilità economiche. Quindi questa è un'azione politica che parte dal basso, che non diventerà partitica, ma che certamente ci riappropria di questa parola, la politica, l'amore per la città. L'amore per la polis. E chiamiamo qui vicino a noi Giovanni Napolitano, che sarà matricola di ingegneria al Politecnico di Torino. Benvenuto, Giovanni. Allora. Giovanni, diamo un... raccontaci un po' del tuo percorso. Allora, ho appena finito le scuole superiori, mi sono diplomato e penso che questo amore per la fisica e la matematica me l'abbia trasmesso il mio professore di matematica, però ho sempre avuto una passione sia per lo spazio e per come è formato l'universo, ma con un approccio più pragmatico, più ingegneristico per l'appunto, e non un approccio puramente teorico o sperimentale come quello della fisica. Per questo ho scelto una facoltà come ingegneria, in modo tale che possa utilizzare quelle competenze teoriche direttamente sul campo e non come pure astrazioni mentali che possano semplicemente spiegare le leggi dell'universo. In bocca al lupo. Don Martino ti consegna la... Sì, oltre all'attestato, poi la borsa ti verrà erogata nella modalità che già conoscete. Oltre all'attestato ti consegno anche un testo che è di architettura del professor Adamo, appunto. Quindi. In bocca al lupo, Giovanni, per il tuo percorso. Resta qui accanto perché... L'ottava borsa di studio di stasera, sempre del valore di 1000 euro, è riservata a, in questo caso, uno studente, è stato selezionato per gli studi universitari nel campo dell'architettura e dell'arte, sottolineo dell'arte, in ricordo della serva di Dio Paola Adamo, ed è promossa dalla Fondazione Paola Adamo, della quale ci stavi accennando. E... Vuoi dire qualcosa? Perché quest'anno è particolare, lo studente che ritira questa borsa è uno studente di chitarra, tra un po' lo chiamiamo, però spiegacela. Sì. E, cosa dire? Paola Adamo, come ho già accennato prima, è una ragazza che si spegne per una meningite fulminante a 14 anni, e era la figlia di due architetti, appunto Claudio e Lucia, figlia unica tra l'altro. E, una delle cose belle che ricordo di Claudio, del papà, è che quando Paola era piccola, e loro avevano appuntamenti con il sindaco di Taranto per diverse strutture, chiese, palazzi, per il palco papale che ospitò Giovanni Paolo II quando venne a Taranto, e Lucia disse a Claudio, disse, ma la bambina la lasciamo qua? Dice, no, dice, lui era napoletano di origine, e Claudio disse, non se ne parla proprio, disse, questa è la più bella opera che io abbia mai fatto, dice, non posso non portarmela dietro, dice, e quindi si portava sempre Paola insieme. Quindi Paola è il frutto di un amore familiare bello, sincero, pulito, che questi due architetti, no, hanno saputo poter costruire fra di loro, di cui Paola ha pienamente vissuto. E, Paola aveva diverse, diciamo, attenzioni, era iscritta al liceo artistico di Taranto, quando si chiamava Lisippo, e questa, permettetemi una piccola polemica, perché Lisippo dovrebbe essere il liceo artistico di Taranto e non Calò. E tu hai frequentato. Anche perché Lisippo è uno scultore tarantino, no? E quindi conosciamo le sue opere, la Poxiomenos e altre, insomma. E quindi Paola ha frequentato il liceo artistico, voleva diventare architetto, ha lasciato alcune opere anche nella sua fanciullezza, ma poi il bagaglio lo troviamo nei testi. Lei aveva un diario e aveva alcuni temi che sono rimasti, dove già si intravedeva un personaggio particolare con le idee chiare. Paola in uno dei temi parla della moda, a proposito
di prima e dice sostanzialmente che bisogna stare attenti a non far sì che la moda diventi, come dire, un culto appiattente, no? Cioè quasi che in qualche modo riporti l'uomo a una società piatta, no? Tutti uguali, tutti che seguono un certo orientamento, che purtroppo è quello che poi si è verificato. Se guardiamo i nostri ragazzi in giro, no? Generalmente tendono tutti, no? Ad avere una stessa moda. Un'omologazione. Quindi dice Paola, dice no, bisogna stare attenti a trovare invece la forza interiore, quella forza di cui ci parlava anche la studentessa che ha vinto, no, la borsa di studio in matematica, voler scommettere sulle proprie capacità. E una delle affermazioni più importanti di Paola che ricordiamo è quella: se credi in Dio hai il mondo in pugno. Una ragazzina che a 10 anni scrive nel suo diario queste parole senza alcuna, diciamo, possiamo dire, interferenza da parte dei genitori, sicuramente lascia il segno, e ci sarebbero tante altre cose da dire. Paola amava la musica, la sua camera è ancora oggi un sacrario chiaramente per la mamma e per chi fa visita alla sua casa, bellissima, c'è questi poster con i suoi cantanti preferiti, con la musica, con l'arte, con quello che più le... una ragazzina. E la musica sicuramente è un linguaggio importante per i giovani, per cui la Fondazione Paola Adamo ha scelto di spostare la borsa di studio dalle arti in genere all'arte della musica, proprio riconoscendo questa importante caratteristica del linguaggio. E infatti chiamiamo qui Francesco Rizzo, che è studente di chitarra al Conservatorio Paisiello di Taranto. Ciao Francesco, benvenuto. Il microfono. Buonasera a tutti, io ringrazio coloro che mi hanno permesso di ritrovarmi qui. Io, come dicevate, vengo dalla provincia di Taranto, da Lizzano. E poco fa, quando parlavo col presidente che mi ha citato Paola Adamo, mi è preso un po' la curiosità e leggevo un po' la biografia. E davvero... Mi ha commosso leggere, a parte la storia che ha raccontato il Don, che anche lei era chitarrista, e questa cosa mi riempie di orgoglio, mi fa davvero piacere. Grazie mille. Grazie. Ma adesso lo sentiamo, ascoltiamo. Procediamo con la consegna prima dell'attestato. Parla appunto di Paola Adamo e di alcuni suoi temi. Grazie mille. Grazie. Francesco stasera chiude il momento di consegna delle borse di studio con mostrandoci, insomma, che cosa la sua arte. Subito dopo, nel frattempo, insomma, che Francesco si... Ah, è già pronto, perfetto. Sono contento di essere io a chiudere, perché questo è uno studio che richiama un po' il suono della pioggia. Quindi, dato che sto chiudendo, non vorrei appunto richiamare. Grazie.
In bocca al lupo per il tuo percorso. E passiamo alla seconda parte di questa serata, al momento della riconoscenza. Don Martino, ti devo chiedere di tornare qui accanto a me. Che cos'è la riconoscenza? Avevamo detto che non è, l'abbiamo ribadito più volte, non è un premio, è un ringraziamento. Dico solo due parole, Pozzi. Persone e associazioni. Acqua. L'acqua è vita e come presenza oramai, no, da diversi anni, come ci siamo detti, ci siamo accorti, come è giusto che sia, che da soli non si va da nessuna parte e che uno dei ruoli fondamentali per noi è quello proprio di creare relazioni, di creare ponti, direbbe Papa Francesco, no, da questo punto di vista. E uno dei ponti che abbiamo potuto creare grazie alla corrispondenza, all'amicizia, poi non nel tempo, e alla generosità, la dobbiamo certamente a una delle due, diciamo, dei due premiati, no? All'associazione che questa sera abbiamo pensato di ringraziare, no? Più che premiare, perché la nostra è una riconoscenza, cioè la capacità di saper riconoscere che nell'altro c'è qualcosa di importante, non di cui mi servo, ma che è importante, perché io possa realizzarmi pienamente. E quindi la nostra riconoscenza è un po' l'acqua di cui dicevamo prima. Quindi noi abbiamo due pozzi, ogni anno ne diamo due riproduzioni del pozzo più bello, manca la vela ancora perché dobbiamo decidere se ricollocarla oppure no, prima abbiamo i pezzi, no, da poter restaurare la vela sul pozzo, sui due pozzi. Il progettino ce l'abbiamo. Il progetto ce l'abbiamo. E quindi due pozzi, l'acqua che è necessaria per noi, l'amicizia è quel contenitore che ci permette di essere acqua, credo, gli uni per gli altri. Credo proprio di sì, e partiamo con la riconoscenza con l'associazione che stasera è qui presente. Per la compagnia teatrale Le Quinte, credo che Flavia venga a ritirare la riconoscenza. Vieni, Flavia. Flavia rappresenta tutta l'associazione che è qui presente. Buonasera a tutti, in primis. Ricca. Grazie. Flavia, raccontaci della compagnia, raccontalo a chi, insomma, difficile che non vi si conosca, però dici qualcosa di voi, dei vostri obiettivi, dei vostri sogni. Allora, la compagnia, chiaramente Le Quinte, è in primis una famiglia, capitanata dal nostro maestro Pasquale Nessa, a cui fare un applauso. Uso il termine maestro perché è proprio pertinente con tutto il tema della serata, no? Perché sentivo i ragazzi ispirati da insegnanti, però alla fine insegnanti può essere chiunque, riesce a mettere un seme nella vita di qualcun altro, e Pasquale in questo devo dire che è un grande maestro. Per quanto riguarda la compagnia, invece, è una famiglia, e come in tutte le famiglie non esistono le famiglie della Mulino Bianco, quindi ci sono ovviamente personalità differenti, ci sono alle volte anche obiettivi differenti, però la famiglia ti insegna a essere vero, autentico, e ti insegna a essere la migliore forma di te stesso. È una compagnia che ha ospita da ragazzi di 14-15 anni a gente più grande, un po' più grande, come li chiamiamo noi veterani, in cui io ormai sono più nella fascia, insomma, di passaggio dall'altro lato. E quindi si cresce insieme, si fa un percorso comune per cercare di essere sempre un riferimento e un veicolo di messaggio importante. Questo dobbiamo anche dire sempre tanto grazie a Don Martino per gli spazi. Io quando torno qui mi sento sempre un po' a casa, perché abbiamo costruito tantissimi spettacoli, quindi vederlo è sempre un piacere. Ed è tutto questo, niente. Grazie ancora. Grazie.
allora è quello il pezzo. La riconoscenza c'è, voglio dire, ma non è che poi la riconoscenza c'è, ma non è che poi finisce qua, cioè ci sono tanti progetti, Allora io ho un sogno, ne abbiamo fatto tante cose, per la notte di Sant'Agostino abbiamo fatto appunto la vita di Sant'Agostino, Pasquale, no? camminando a step, no? Lungo, fino al Belvedere, no? Il Sant'Agostino da ragazzino fino a quello adulto è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto quella di Primo Levi, no? Se non ora quando, anche quella è una bellissima esperienza, abbiamo fatto Santa Rita, anche quella è una bellissima esperienza, abbiamo fatto Sogno di una notte di mezz'estate, no? E quindi voglio dire, ne abbiamo fatte veramente tante, poi la collaborazione con la parrocchia, la Via Crucis Vivente, la Calata dei Magi che speriamo quest'anno di poter riproporre, se ci saranno le condizioni per poterlo fare. Un sogno c'ho, una notte in convento. Mi piacerebbe, no, che il convento si rianimasse con tante donne vestite da monaca che svolgono il loro servizio, così chi verrà a visitare il convento assisterà alle diverse, non vede più il fantasma, siccome il manichino, ieri vediamo sera che durante la notte attira, bianca, no? Il vestito da monaca attira, il manichino attira, ci sono più foto della monaca che della pastorella in giro, per cui secondo me potrebbe essere una cosa bella quella di rileggere al lume di candela, secondo a quello che era il tempo del 1600, perché questa è una struttura del 1600, e riproporre un po' lo stile di vita del tempo. E questo è un sogno. Certo, questi capelli dobbiamo un po' mascherare, però. Vabbè. Grazie. E parliamo della seconda riconoscenza, che non sarà assegnata, non sarà consegnata manualmente stasera, sì, ma dobbiamo un attimino procrastinare il momento a giovedì 31 agosto. Sì. Perché? Perché quest'anno la riconoscenza alla persona, questa era l'associazione, abbiamo pensato di darlo al professor Sgarbi, che è una persona, diciamo che divisiva, no? Nel senso che molti proprio ci hanno manifestato di mal sopportarlo, ma tanti altri invece lo apprezzano come critico d'arte. E quando noi lo abbiamo contattato per poter pensare a una serata di beneficenza, in modo particolare dal tema Caravaggio e Pasolini, che hanno in comune una cosa fondamentale, l'attenzione verso gli ultimi. Caravaggio e Pasolini, nei ritratti, nei film, nei testi, ritraggono sempre gli ultimi, e questa era una delle motivazioni che ci ha spinti a chiamare il professor Caravaggio come il professor Sgarbi come esperto in questo settore. E la beneficenza che appunto il 31, attraverso questo spettacolo che terremo al Verdi, sarà finalizzata a finanziare alcune ristrutturazioni in un'ala del nostro convento, dove già da 9 anni ospitiamo chi è in un momento di particolare necessità, cioè le persone senza fissa dimora. E oggi, scorrendo un po' su internet, ho letto di un articolo di un ragazzo palermitano che è deceduto su il nord, se non ricordo, nel Varesotto, perché a seguito di una colluttazione con 2 agenti che, diciamo, svolgevano certamente il loro servizio davanti agli uffici di Sky. Questo ragazzo di 34-39 anni viveva per strada, succube certamente della tossicodipendenza, però viveva per strada. E anche ascoltando qui a Martina altre storie, ricordo all'inizio di quest'anno, quando ho amministrato un battesimo a un bambino, e ascoltando la storia del suo papà, che aveva vissuto per 1 mese e mezzo in mezzo alla strada e che ha dato svolta alla sua vita conoscendo la sua sposa, la madre dei suoi figli, che ha creduto in lui e ha dato la possibilità di rialzarsi. 9 anni fa noi abbiamo accolto in
possiamo dire con un po' di incoscienza, la prima persona che ha bussato al nostro convento, e noi abbiamo messo a disposizione alcune sale, alcune stanze del nostro convento per queste persone che sono in necessità. In questi anni 30 sono state le persone che abbiamo assistito, alcune sono andate via dopo pochi mesi, altre sono andate via dopo un paio di anni, altri sono ancora con noi da 5 anni e purtroppo per loro non ci sono previsioni migliori di vita. E questo ci ha a un certo punto convinti del fatto che la casa per i senza fissa dimora, che noi oggi chiameremo Casa Fratelli Tutti, è una realtà che purtroppo serve anche a Martina. Perché da noi sono passati giovani, meno giovani e anche anziani. E questo significa che c'è la necessità di un luogo di speranza, una struttura che mi permetto anche di dire un po' diversa dagli altri centri di accoglienza, perché nei centri di accoglienza normalmente che cosa accade? Che la persona arriva la sera, riceve magari un pasto caldo, un letto, un armadio, però poi la mattina alle 7 deve uscire dalla struttura e quindi poi ritorna in mezzo alla strada e poi la sera ritorna. I nostri ospiti hanno la chiave, quindi c'è un rapporto di fiducia con loro, hanno la chiave e si sentono protetti, perché può capitare che uno un giorno non si senta bene, allora cosa va a fare in mezzo alla strada? Può capitare che uno abbia bisogno di stare un po' fra sé e sé, quindi hanno la loro stanza, alcuni hanno i servizi in camera, altri hanno servizi in comune e sono quelli che noi vorremmo andare a sistemare. La nostra struttura non ha finanziamenti pubblici, né da parte del comune né da parte di altri enti. Ci siamo retti fino adesso nel nascondimento grazie alla provvidenza e grazie alla Congrega dei Preti, che è proprietaria di questo immobile, e nel silenzio. Ma ci rendiamo conto, purtroppo, che questa realtà ha bisogno di essere istituzionalizzata. Perché ad oggi, se una di queste persone dovesse morire in questa stabile, dico Don Martino, non per esaltare il mio nome, Don Martino che fino ad oggi era bravo, per la legge diventerà quello che ospitava persone senza regolare sicurezza. Quindi da una parte si capovolgerà immediatamente la visione. E siccome ci siamo resi conto che purtroppo c'è la necessità per alcune persone di vivere, di avere delle strutture del genere, ci siamo permessi di attirare l'attenzione. Penso che con la presenza di Vittorio Sgarbi ci siamo riusciti, perché abbiamo ricevuto quasi anche le minacce, ci hanno chiamato, non sto qui, basta vedere un po' sulla pagina Facebook, no, alcuni commenti, alcuni più violenti li abbiamo. E la cosa brutta è che persone che dovrebbero garantire, anche professori o sedicenti professori a questo punto dovrei dire, che dovrebbero garantire invece il dialogo, addirittura intimano, in nome di non so quale libertà, intimano addirittura la censura, e quindi questa davvero una sconfitta per la società. E mi è venuta in mente un'immagine, non stiamo invitando Sant'Orsola, di cui parleremo tra poco, stiamo invitando il professor Sgarbi, che non è solo il personaggio televisivo. Non è solo il personaggio televisivo. Mi è venuta in mente l'altro giorno l'immagine legata alla frutta o a un ortaggio. Io ricordo che quando ero bambino, penso un po' i nonni di tutti, quando c'era una mela un po' ammaccata, quando c'era una pesca un po' rovinata, generalmente era difficile che si buttasse tutta la mela o tutta la pesca. Si tagliava la parte marcia, la parte non buona, e si consumava il resto. Allora l'invito è a non, sia nel caso del professor Sgarbi, sia nel caso di chiunque altro, come i nostri, quelli che si affacciano, che hanno sicuramente vite difficili. Alcuni di questi inizialmente ci hanno preso in giro. Ricordo un ragazzo che è stato con noi 2 anni e mezzo, che mi disse che era stato messo fuori dai genitori. Poi mi sono arrivati i carabinieri, mi hanno detto, no, dice, quali genitori? Questo ha alzato le mani, là, quindi mi ha aperto un mondo.
però nel frattempo ci eravamo conosciuti. Ora, se io avessi detto no, tu hai alzato le mani, no? E l'avessi lasciato in mezzo alla strada, che cosa sarebbe successo di quella persona? Quindi in ogni caso io reclamo il diritto di poter fare, di avere l'intelligenza di saper togliere ciò che non ci piace e di nutrirci di ciò che è buono, perché ognuno di noi, diceva Baden Powell, fondatore dello scautismo, ha almeno il 5% di bontà dentro di sé e noi dobbiamo tirarlo fuori e far sì che diventi di più del 5%. Perciò l'invito è aperto al 31 a non avere pregiudizi di sorta. In quell'occasione consegneremo insomma la riconoscenza. Allora, perché la riconoscenza? Perché quando abbiamo contattato il professore dicendo che questo era l'obiettivo, lui si è messo a disposizione, ha detto, dice, non, io ho visto diversi spettacoli su Caravaggio, su Michelangelo, Raffaello, e lui diceva, dice, non mi chiedere questo spettacolo, perché intorno al personaggio c'è anche gente che lavora, no? C'è la produzione, ci sono... E lui stesso mi disse, guarda, cosa ti rimane per fare la beneficenza? Chiedi il massimo. Dice, vengo, facciamo una presentazione, parliamo, stiamo insieme, però ecco, così limitiamo i costi. E questo è, diciamo, stato un gesto di attenzione che non era tenuto a fare. Avrebbe potuto dire, sì, vengo, mi dai quello che devo e pazienza. Invece no, è stato attento alla necessità del nostro territorio. Quindi vi aspettiamo tutti giovedì 31 agosto. Allora, non te ne andare, perché ora procediamo con la presentazione di questa tela restaurata. Di questo però chiamiamo innanzitutto la dottoressa Maria Di Capua, che si è occupata personalmente dell'opera di restauro, e la professoressa Enza Buonfrate, che ringraziamo perché con la sua generosità insomma ha permesso che quest'opera di restauro fosse effettivamente fatta. Quindi grazie ancora. Don. Con la professoressa Buonfrate abbiamo restaurato altre opere, anche proprio manualmente, fisicamente, perché la professoressa, da professoressa, ha realizzato anche attraverso la presidenza del Sor Optimi, ma soprattutto per il suo desiderio di lasciare sempre un'impronta positiva, con una classe del liceo scientifico abbiamo restaurato un altro dipinto, sempre con la supervisione della dottoressa Di Capua, e quindi questo restauro, quello con i ragazzi, è stato veramente impressionante. E poi è seguito questo, che è legato a Sgarbi, perché quando Sgarbi fece visita al nostro convento alle 5 del mattino dell'8 novembre di 7 anni fa, se non ricordo male, vide questo dipinto e disse, questo devi far restaurare, perché questo è quello più pregevole che probabilmente avete all'interno del vostro stabile, del nostro convento. E quindi la professoressa Buonfrate si rese disponibile e noi abbiamo interpellato la professoressa Di Capua, che certamente potrà illustrarci le fasi, ecco, del... Innanzitutto buonasera a tutti. Insomma, è un po' complicato parlare di un restauro dopo una serata di questo tipo, dove si parla degli ultimi, si parla dei giovani, dei sogni. È un po' complesso, però cerchiamo di legare anche il restauro, perché anche il restauro è un po'... Prego? Non si butta niente. Non si butta niente. Si ricicla tutto, e anche qui c'è la realizzazione dei sogni anche di chi ci ha preceduti, delle idee di chi ci ha preceduti nei secoli addirittura. E nella fattispecie è proprio in questo dipinto che noi ritroviamo anche tutti gli elementi, no, che fanno parte della vita di ognuno di noi, dei giovani, dei meno giovani, degli anziani, degli ultimi. Perché non sappiamo chi ha realizzato questo dipinto. Prima di restaurare un dipinto noi cerchiamo di capire
in che periodo storico è stato realizzato, chi l'ha realizzato. E quindi diventa tutto un enigma. Tra l'altro in questo convento ce n'è tanti di enigmi, perché questo dipinto fa parte di una vera e propria collezione di dipinti devozionali, ma che sono interessantissimi perché troviamo opere pittoriche più importanti, anche per la loro fattura, per la loro tecnica, e opere devozionali più semplici che hanno sempre però un loro valore devozionale. E quindi questo dipinto si colloca tra i vari misteri di questo convento, no? Perché noi abbiamo tutta questa quadreria di quadri grandi, piccoli, medi, però non sappiamo chi li ha realizzati, dove erano collocati, no? Ci chiediamo spesso, ma c'era un altare, dove poteva essere collocata Sant'Orsola? È un enigma, la stessa Sant'Orsola va studiata, così come tutti i dipinti, però, ahimè, il tempo non ci consente di fare questa ricerca. Chissà che in un futuro magari i giovani pensino anche a questo aspetto, perché sento parlare molto di matematica, management, però vedo che manca un attimino, forse perché non è capitato loro di trovare dei maestri, no? Che li hanno indirizzati verso questo tipo di ricerca. Speriamo magari che questo serva. Allora, questo dipinto innanzitutto non sappiamo chi l'ha realizzato, però da un'attenta analisi possiamo dire che si colloca più o meno, per quella che è la tecnica, per come è stato realizzato, nel Settecento, magari nei primi anni del Settecento. E voi direte, ma perché, ma come riusciamo a dire una cosa del genere? Innanzitutto l'esperienza, dopo anni di lavoro e dopo aver analizzato tanti tipi di supporti tessili, perché praticamente l'autore ha utilizzato una tela di lino realizzata a mano, quindi non abbiamo un telo di tipo industriale, quindi dobbiamo immaginare questi pittori che avevano nelle loro botteghe questi teli di lino enormi che utilizzavano per i vari tipi di tele e venivano fatti con dei telai manuali essenzialmente. Tra l'altro la tela di lino nel Settecento e nel Seicento era un tessuto pregiatissimo. E quindi come ha realizzato il pittore questo dipinto? Innanzitutto ha utilizzato questa tela di lino, poi la stancata. Cosa significa stancare una tela? Significa bagnarla al punto tale che poi nel tempo non si deve muovere più, perché se il pittore non utilizza questo tipo di tecnica, praticamente quando si va a dipingere la tela si ondula, diciamo così. Poi che cosa ha fatto? L'ha praticamente tensionato, questo è il telaio originale, badate bene, che è stato conservato, e la tela è stata applicata con dei chiodi di canna. Quindi non ci sono dei chiodi metallici, ma venivano utilizzati dei chiodi di canna o dei chiodi di rose, di piante di rose. Quindi guardate la delicatezza, tutti elementi naturali venivano utilizzati. Poi veniva data una sottile preparazione per evitare proprio anche l'assorbimento dei colori sulla tela e poi per finire varie stesure di colori ad olio. Quindi immaginate, se voi lo guardate da vicino, la preparazione e il colore sono sottilissimi. Questo che cosa ci dimostra? Ci dimo, cioè, questa è una fusione tra i colori di preparazione e le velature, che sono gli effetti finali sottilissimi di colore, per dare un effetto di trasparenza, per dare maggiormente l'idea anche di prospettiva e quindi di profondità del dipinto. E quindi questo dimostra che l'autore, pur non conoscendo il nome, si tratta, o la bottega, naturalmente la scuola di riferimento è la scuola napoletana, però questo che cosa ci dice? Che
praticamente questo pittore era un pittore che aveva un'esperienza forte alle spalle, non era il primo dipinto che realizzava, ma c'è una padronanza importante della tecnica pittorica. E peraltro in questo dipinto noi vediamo l'utilizzo di un colore pregiato, che è la lacca di Garanza. La lacca di Garanza è praticamente questo tipo di rosso. Parte da questa parte più scura, dove veramente si vede la lacca di Garanza, e poi mescolata col bianco fino a dare questi effetti luminosi di luce. Questo cosa significa? La lacca era per in quel tempo uno dei colori più costosi, insieme al blu lapislazzuli. Questo cosa significa? Che la committenza era una committenza importante, nel senso che pagava bene, perché i quadri si leggono anche da questo punto di vista dell'utilizzo dei colori. Se la committenza non pagava bene, praticamente avremmo trovato dei colori meno costosi. Importante la prospettiva. Se voi guardate questo dipinto, la posizione della santa, di questa figura, la luce maggiore l'abbiamo sulla mano destra, per cui la luce colpisce la mano destra e il volto di Sant'Orsola. Ma come era raffigurata Sant'Orsola? Come una dolce fanciulla dagli attributi regali, perché ha la corona, poi ha la bandiera, dove non si vede bene, però c'è una croce rossa dipinta, e anche qui troviamo, se ci avviciniamo, la lacca di Garanza, questo colore pregiato. Poi abbiamo la palma del martirio, che è poggiata dolcemente sul petto. Come dicevo prima, abbiamo questo mantello che l'avvolge, che è la lacca di Garanza, e poi la veste verde con una bordura dorata e le maniche bianche. Questa è una descrizione. Poi che cosa succede? Troviamo il volto nel fascio di luce in diagonale e qui in alto due puntini che dolcemente rivolgono lo sguardo alla santa, mentre lo sguardo della santa è rivolto verso l'alto. Quindi c'è tutto, non c'è tempo, però c'è tutta una lettura da fare proprio per quanto riguarda le luci. Per quanto riguarda il discorso del restauro, qui si è cercato di fare un restauro conservativo ed anche estetico. Conservativo perché abbiamo cercato di non intervenire con elementi estranei, ma abbiamo cercato di restaurare tutto ciò che era preesistente. Cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo conservato il telaio originale, perché in questo caso era possibile. Se voi guardate la tela sul retro, abbiamo la possibilità di vedere la tela autentica, originaria, mentre quando le tele sono molto rovinate si foderano. Mettendo una fodera sul retro non vediamo più la tela originale. Questo è importantissimo, perché ogni elemento, tenete conto che questo è un quadro del Settecento, dobbiamo cercare di conservare, quando facciamo il restauro, e di leggere tutti gli elementi, come i chiodi di canna, il tipo di tela. Addirittura una cosa molto particolare è quella che questo dipinto è stato realizzato non con un unico telo, ma addirittura qui nella parte mediana c'è una cucitura. Quindi il pittore ha fatto cucire, molto probabilmente da una sarta, la tela. Non si vede addirittura dal davanti, quindi guardate la maestria, e c'è una cucitura sul retro. Questa testimonianza del fatto può sembrare un elemento banale, ma per i nostri giorni è molto importante,
perché questo significa che non buttavano nulla. Quindi i pittori nelle botteghe avevano tanti frammenti di tela che utilizzavano in ogni caso, in qualsiasi momento. Chiaramente poi la maestria, c'è di mezzo la maestria nell'utilizzo tecnico di tutti gli elementi. Quindi guardate quante cose si possono vedere guardando un dipinto. Non è scontato, non basta guardare, fermarsi soltanto guardando l'aspetto esteriore. Quindi qua abbiamo cercato di fare un restauro piuttosto importante. In molti casi alcuni restauratori smontano, rimontano le tele, tolgono i chiodi di canna e quindi poi alla fine si va a cancellare ogni elemento che poi costituisce la storia stessa del dipinto e dell'opera. E quindi si è ridata planarità utilizzando un sottovuoto perché applichiamo le nuove tecnologie. Il restauro non è una cosa così antica, vecchia, è una cosa modernissima se teniamo conto delle nuove tecnologie, delle nuove metodologie. Pensate un po' che prima i dipinti si pulivano con acqua ammoniaca, con le basi, con i solventi liberi che erano tossici anche per i restauratori. Anche fino, c'è restauratori che lo fanno ancora, però noi invece adesso utilizziamo, ci aggiorniamo, utilizziamo addirittura delle soluzioni gelificate, addirittura ci sono altre degli studiosi che stanno mettendo, stanno studiando nuovi metodi, che il laser, nuovi metodi meno invasivi e meno dannosi anche per gli operatori. Quindi volevo un po' sottolineare questo, perché molto spesso anche i giovani stessi non si avvicinano perché pensano sia una cosa vecchia. Invece vi devo dire che è una cosa molto importante proprio per questi tempi che noi viviamo, perché ti riporta anche a ragionare, a capire, a fare determinate operazioni, per esempio l'operazione di pulitura che abbiamo fatto con Don Martino, con la professoressa Bonfra, con il sindaco, anche il sindaco Franco Ancona voleva provare col batuffolino, provò a pulire il dipinto, dà un'emozione veramente particolare, perché anche nel caso di questo dipinto era, prima del restauro, completamente annerito, perché era ricoperto di nero fumo, delle candele, polveri e quant'altro. Quindi si va anche a svelare, ed è quasi un sogno, no? Perché noi pian piano andiamo a rimuovere con il gel, riduciamo questo nero fumo in una sostanza gelatinosa che rimuoviamo con i batuffoli e affiora il colore originale. Quindi questo detto, è durato un po' di tempo il restauro, però chiaramente io ho cercato di sintetizzare. Dopo aver fatto la pulitura sono stati ritoccati solo i punti in cui il colore mancava, anche se devo dire che nonostante i secoli questo quadro è arrivato in condizioni discrete, c'è di peggio insomma. E poi piano piano è stata anche applicata una vernice di protezione per proteggere il dipinto un po' dalle luci e dalle polveri. Questo insomma ho cercato di sintetizzare. È stato comunque per me un orrore, anche perché non è il solo lavoro che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti tanti altri. Io colgo l'occasione per ringraziare per la fiducia, accordatemi, perché non è da tutti non avere sempre la fiducia da parte di sacerdoti o di committenze, quindi ringrazio di cuore. E ringrazio di cuore anche la professoressa Bonfrate, sempre attenta, amante dell'arte, quando mi viene a trovare anche in laboratorio, mi chiede sempre, ma che stai facendo, ma cosa fai? È sempre, insomma, carina, e quindi sono onorata della gentilezza che utilizzate anche nei miei confronti e della fiducia. Grazie a tutti.
nei tuoi confronti e di Lino che ti accompagna in questa, nell'ombra. E, due parole velocissime sulla Santa. Sant'Orsola è un culto strano, per noi forse quasi più inesistente, eppure a Martina ci sono almeno due opere, c'è questa e c'è un'opera che potete vedere, restaurata sempre dalla dottoressa Di Capua, nella chiesa del Monte, che è attaccata alla chiesa di San Martino. Nella chiesa del Monte c'è un'opera dove ci sono diversi santi, e tra i diversi santi c'è una santa con la bandiera, con il vessillo, che richiama appunto Sant'Orsola, e diverse vergini, perché il culto di Sant'Orsola nasce nel 380, quando questa principessa, che era data in sposa a un'altra casata, si era consacrata al Signore, quindi prende un po' di tempo, a un certo punto chiede al Signore quale fosse la sua strada e decide di fare un pellegrinaggio. Alcune fonti dicono con 11.000 vergini, in realtà la rilettura dei documenti fa comprendere che quegli 11.000 erano le miglia dove percorse dalla città di Colonia fino al luogo dove poi Orsola con le compagne vergini furono martirizzate. E, alcuni attribuiscono il martirio addirittura ad Attila, altri invece lo attribuiscono sotto l'imperatore Diocleziano. Fatto sta che Sant'Orsola diventa un culto importante, tanto da raggiungere anche le Americhe. Cristoforo Colombo, quando va sull'arcipelago dei Caraibi, intitolerà le Isole Vergini appunto alle Vergini Martiri e compagne di Sant'Orsola. Oppure come Sant'Angela Merici, che poi fonderà le Orsoline, che si occuperanno di appunto di educazione, e infatti Sant'Orsola diventerà anche la patrona delle maestre, degli insegnanti, e poi addirittura il grande policlinico di Sant'Orsola di Bologna, nella nostra Italia, che appunto porta il suo nome, e tanti altri aspetti, insomma, che richiamano questa fedeltà a Dio e questa ricerca della volontà di Dio lungo il percorso della sua strada. Verrà uccisa, alcuni dicono, da Attila, perché Attila si era invaghito della sua bellezza, gli propone di concedersi a lui per avere salva la vita, lei rifiuta e viene martirizzata insieme alle altre compagne. Ma il cuore, insomma, è questo messaggio di fedeltà a Cristo e al Vangelo. La professoressa Bonfrate ci ha aiutato a realizzare questo restauro, ancora una volta grazie per aver acceso i riflettori su questo scrigno d'arte. E siamo alla conclusione, quindi grazie. Don Martino, dove sarà conservato, sarà possibile ammirare questa tela? Allora, non abbiamo ancora scelto una collocazione definitiva. Potrebbe essere la prossima sala studio, perché noi l'anno scorso abbiamo intitolato una sala studio al professor Semeraro, che ci ha dato che già in vita continuava a darci gran parte del suo fondo librario, così come il dipinto che abbiamo restaurato con la classe di cui si faceva prima riferimento, che era un dipinto in peggiori condizioni rispetto a quello di Sant'Orsola, che io avrei buttato anche, no? Uno diceva lo butto, che serve questa cosa così scura, brutta, e invece poi si è rivelato un dipinto veramente prezioso, che è custodito invece nella sala studio dedicata al professor Pizzigallo, e questo Sant'Orsola potrebbe finire nella prossima sala studio, che sarà inaugurata, Dio piacendo, l'anno prossimo, che sarà dedicata a Monsignor Benigno Luigi Papa, che è scomparso l'anno scorso e che diede la sua benedizione affinché il villaggio di Sant'Agostino potesse essere aperto e iniziare questa avventura. E quindi abbiamo un debito di riconoscenza nei suoi riguardi. E abbiamo spoilerato la sala lettura dell'anno prossimo. Va bene, grazie a tutti. Questa era la 10ª edizione dei festeggiamenti, un anniversario importante, augurio che ce ne siano tanti altri. Grazie a Don Martino, grazie al Presidente, grazie a tutti i volontari del villaggio di Sant'Agostino che ogni anno, speriamo sempre di più, possano continuare a dare il loro contributo e eventualmente anche l'invito ad altri ad unirsi a noi. Grazie.
Un ultimo messaggio. A proposito della presentazione del libro e dello spettacolo di giovedì, i biglietti sono ancora disponibili, quindi se volete acquistarli anche in questo momento abbiamo aperto un piccolo punto vendita e comunque fino a giovedì si possono acquistare. Vi aspettiamo, grazie. E questo è il messaggio promozionale. Grazie a tutti, buona serata, al prossimo anno.